io mi ripropongo come il riferimento della ricostruzione della nostra tradizione anche in provincia di Avellino. Lo farò anche altrove, ma io lo voglio fare in provincia di Avellino. E mi sono dato un periodo di lavoro di 3 anni. Alla fine di questi 3 anni io sono convinto che riusciremo a realizzare la condizione pre-politica dell'impegno, diversamente la politica non la spezza. E questa è la risposta al sindaco. Ma al sindaco dico pure, se no questa opera non riesce, che abbiamo bisogno di costruire sul territorio un tipo di impegno e di curiosità della politica che in realtà è fuori dagli schemi che le politiche amministrative sul territorio hanno realizzato in quest'ultimo periodo. Io sono sconcertato, non c'è da nessuna parte un disegno, un'idea, una solidarietà, un aiuto a chi si occupa del territorio, per cui paradossalmente la solitudine in realtà rischia più l'impotenza che il vigore di un'iniziativa. Detto questo però, io scherzo, dico, non è che io ho le visioni, però io percepisco, del resto la manifestazione di stasera non ci sarebbe stata, e lui non avrebbe detto una cosa, lo posso dire, la cosa che mi ha fatto piacere, perché io ritengo, lo dico senza iattanza, di essere stato tra i protagonisti dell'impegno politico quello che si è impegnato di più. Non è che l'ho fatto da solo, però chi da quando ha cominciato sulle questioni che c'erano, dopo un primo periodo un po' ribellista, noi all'inizio degli anni 50 pensavamo di fare la rivoluzione democratica, ma la rivoluzione, ma ci rendemmo conto subito, non essendo rivoluzionari, che o sui problemi che le persone avevano individuavamo le soluzioni possibili, diversamente era una promessa che pigliava in giro le persone. E cambiammo e siamo stati la parte più avanti della politica provinciale, ma anche quella più concreta. All'inizio ci siamo preoccupati delle condizioni civili delle popolazioni e negli anni 60 la condizione dei comuni è cambiata notevolmente, mancavano i servizi dovunque e poi sono stati costituiti, ma ci rendemmo rapidamente conto che avendo fatto quello mancava il resto, paradossalmente risolto un problema insomma ne sorgevano un altro. E vorrei ricordarvi di aver ascoltato un contadino di Ariano. Ad Ariano erano più intelligenti i contadini che quelli che vivevano in paese, intelligenti politicamente, non per l'amor di Dio, quelli al centro avevano, come dire, la mania di potenza che rimane, quella di essere arianesi, non... Che mi ha raccontato questo episodio? Questo contadino viveva in campagna, all'epoca non c'era l'estate, non c'era l'acqua, non c'era la luce, e il figlio era emigrato. Lui poi, nella contrada ci sono stati questi servizi, ha organizzato l'attività agricola in maniera diversa e ha detto al figlio perché non ritorni. E dice perché, diceva il padre, io quando ci sono stato non c'erano tutti questi servizi. Adesso che ci sono tu puoi tornare. E il figlio è tornato dalla Svizzera e dopo un anno disse al padre che andava via di nuovo. Perché? Disse perché ho fatto i conti. Mentre in Svizzera guadagno tanto, qua vivo ma non guadagno. E su quel problema noi cominciammo a immaginare di introdurre elementi di trasformazione economica della provincia, che è cresciuta. Io vorrei dirlo con molta serenità. Negli anni Ottanta, nell'arco degli anni Ottanta, la provincia di Avellino è quella che ha avuto il ritmo di crescita più alto in Italia. C'era stato un insieme di circostanze, fra l'altro c'era stata la vicenda del terremoto che aveva favorito l'attenzione a questi impegni. Dopo è come se ci fossimo abbandonati ad una sorta di delegittimazione dell'esistente. Le industrie non c'erano, non era stato fatto niente, tutto era sbagliato e questo
forma di lettura dell'esperienza politica in un certo senso rimane. Chi segue le cronache della campagna elettorale in provincia di Avellino, c'è una massa di stupidi, di gente insomma inconsistente, che non ha capacità, esperienza, che giudica con riferimento, quasi che io fossi non tanto quello che ha aiutato la provincia, ma quello che ha fatto arretrare la provincia. Una ha scritto addirittura che avevamo sciupato le campagne di Flumeri per mettere la Fiat. Direi che nelle classi dirigenti e si è esplosa la cosa che Giuseppe ha detto. Anziché proporre, le classi dirigenti che sono cresciute sul riferimento ad un bisogno, ma senza nessuna capacità di intercettarlo e risolverlo. Perché la mia convinzione è che nella vita e quindi in politica le cose fatte sono il presupposto delle cose da fare. Le cose fatte non si contemplano, le cose fatte servono per capire come continuare. Chi ricorda le cose che ha fatto, io dico come nella vita, chi comincia a parlare del suo passato comincia a morire. Chi invece continua a pensare le cose da fare vive. L'anagrafe non conta, conta questa condizione del cervello umano. Visione, e promettendo che lui in 5 anni fa le cose che non ha fatto in 20 anni, probabilmente è vero per una parte, perché la cosa negativa di questa esperienza di governo è avere anche un po' appannato l'intelligenza e aver convinto le persone che le cose avvengono senza che ci sia qualcuno che si sacrifichi per realizzarle. E lui adesso prometterà che le tasse non si pagano, che il lavoro cresce, che saremmo tutti felici, che i servizi, e che c'è stata una congiura in Germania per farlo fuori, e chiede la solidarietà degli italiani per fare la guerra alla Germania. Non è così. E credo che nella pubblica opinione questa convinzione c'è. Però non basta dire che questo non è vero. Se a fronte di questo che non è vero, noi con grande pazienza e con grande umiltà non ci impegniamo a costruire le condizioni per la ripresa. Purtroppo, diciamo, abbiamo maturato una convinzione diversa dall'inizio degli anni 90, ma abbiamo incrociato anche la più grande crisi della storia economica, superiore a quella degli Stati Uniti nel 29, superiore anche per le dimensioni che ha. Io credo che sono state realizzate nella politica in generale le condizioni per procedere, non è che ci siamo riusciti, è come chi dovendo fare l'esame si organizza a studiare, però ci dobbiamo impegnare a studiare, non è che senza impegnarsi a studiare noi riusciamo. Ma questo lavoro non può essere affidato solo a chi ci rappresenta, perché chi ci rappresenta, se non c'è la domanda vera da raccogliere per poi procedere, beh, si rischia che o non c'è risposta o ci si piglia in giro. Il dialogo è come il rapporto tra il paziente e uno scrittore. Aveva fatto un articolo, che ha mandato domanda, che descrive che la provincia di Avellino era la provincia più povera d'Italia. Quello è stato il punto di partenza. E io lo ricordo perché quando leggevamo le statistiche, la provincia italiana era all'ultimo posto. In realtà le statistiche non sono la fotografia, sono una valutazione approssimativa, perché poi tutti ci chiedevamo come mai in provincia di Avellino non cresceva il credito e la gente viveva. La spiegazione c'era, perché le famiglie vivevano delle rimesse degli emigrati e le rimesse degli emigrati non erano reddito, cioè c'era la forma che in un certo senso garantiva la sopravvivenza. Io credo, e mi fa piacere, che andando in giro la gente ha recuperato, come dire, quel modo di rappresentare in maniera seria. Questo non significa che una persona da sola lo possa fare. Questo significa che se c'è qualcuno che comincia ad organizzare il come fare la domanda, perché dipende dalla domanda la risposta,
noi possiamo guardare con maggiore fiducia all'avvenire. La seconda, e chiudo perché volevo parlare di me, tanto la cosa essenziale ve l'ho detta, io torno spesso, quindi preparatevi, non mi vedrete più frequentemente di quando non mi avete visto, ma mettete insieme quando io ero molto presente e quando sono stato assente. Ero molto presente quando facevo il rappresentante del territorio, sono stato assente, ma non è che sono andato in vacanza, sono stato assente perché facevo cose che non mi identificavano con il territorio. Perché lo dica il sindaco? Noi abbiamo eletto le classi dirigenti amministrative su un presupposto molto sbagliato. La competizione bipartitica, che non è la competizione, ci ha portato più a organizzare la condizione per vincere anziché la condizione per governare. Il mio sogno è fare le amministrazioni locali, certo di maggioranza e di opposizione, ma dove chi comanda è impegnato a risolvere, ma chi fa l'opposizione, non vorrei meravigliarmi, deve aiutare chi governa a non sbagliare. Che può sembrare un paradosso, ma è così, perché la vita democratica distingue le funzioni, ma tutte le funzioni dovrebbero essere finalizzate ad impegnarsi a creare condizioni diverse, che è il più grande salto di qualità della politica, ma è anche la condizione perché un sindaco, anziché perdere tempo a rispondere a chi gli rompe le scatole, a chi passa dalla maggioranza alla minoranza, chi dalla minoranza alla maggioranza, e insomma può impegnarsi a governare le condizioni delle persone sul territorio. Anche perché, chiudo, Giuseppe l'ha spiegata molto bene, non so se voi l'avete seguito, io sì, se non ricostruiamo il senso della comunità come valore, se la gente non sta insieme come comunità, diventa anche difficile governare. E il futuro è delle comunità. Il futuro è ricostruire le comunità, non nel senso del ricordo, ma nel senso della vita e della speranza. Perché solo sui pezzi di comunità, creando questa condizione, c'è anche la possibilità di affrontare le difficoltà. È una battaglia da fare, non è una cosa semplice, però io leggo anche che la crisi che attraversiamo non è solo la decadenza. Stiamo attenti, la crisi che stiamo attraversando è perché il mondo è cambiato.